Siamo, scusate se parto con la tosse, però comunque siamo connessi, ok? E direi quindi di non perdere tempo e lanciarsi subito in gioco, d'accordo? Anzi, aspettate. Opa, ok, così voi dovreste vedere bene il gioco. Se non erro, fatemi giusto controllare che ve lo vediate. Lo vedete, ma che bella cosa! Perfetto. Continuiamo la nostra avventura anche qui sul server WGF, in cui l'ultima volta stavo continuando la costruzione della base, no? Vi avevo detto che non avrei giocato finché non avrei finito, non avessi finito almeno di posizionare tutto il muro di Sandstone. E invece no, siamo qui, io non ho finito di posizionare tutto il muro di Sandstone e quindi andiamo a continuare a farlo. Andiamo a prendere altra Sandstone, non lo so, un'altra live un po' così, non ci interessa. Allora, andremo a fare adesso più o meno fino alle 9, quindi un'ora e mezza, basta essere teletrasportati in mare, basta più o meno un'oretta e mezza di come si chiama, di questo server, appunto. Dopodiché passeremo più tardi, intendo verso le 11. Come al solito, per le 11, 11 e mezza, dopo la live di Cop TV, che io come ogni giorno vado a seguire, ci rivediamo in live per giocare sulla Better Minecraft con il modpack. Opla, uno piccolo zombie. Posiziona questi due blocchi e andiamo a scavare giù. Come al solito, blocco di copertura e andiamo giù. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Così. E iniziamo a raccogliere materiale. Guardate, come burro per Miracle Blade 3. No. Guardate. Non chiudete gli occhi e non girate la testa. Ecco, ti pareva che non mi trovavo una caverna. Porca miseria. Vabbè. Ok. Scaviamo dall'altra parte. C'è un giocatore davvero che si è messo a dormire per far passare la notte. Complimenti. Allora, ora scaviamo un altro po' in qua. Piano piano, ci dobbiamo semplicemente, come ogni volta, riempire l'inventario di Sandstone.
essendo il materiale più facile da farmare, ho trovato giusto scegliere questo. Guardate come si farma facile, cioè con un buon piccone davvero è facilissimo. Andiamo a chiudere lì per il momento. Stanno pure gli zombie? Ottimo. Perfetto, direi. Anzi, devo un po' alzare la voce, lo so, devo parlare più forte, essere più arrozzillo. Dov'è? Dove sei? Lo sento. Dove ti nascondi? Vieni fuori. Ok. Allora, continuando a scavare, intanto vi annuncerei. Non lo so. Vi annuncerei che, vabbè, sì, oggi è uscito il primo episodio di Total Gekko Battle Simulator. Spero eventualmente, pian pianino, che venga visto da qualcuno. Con molta calma, chiaramente, io non ho mai fretta. E per il resto, beh, allora, i piani che abbiamo qui sul server sono molto semplici. Rinforzare la nostra base fino a che non è completamente inattaccabile dall'esterno. Dopodiché, molto semplicemente, tanto andiamo a chiudere qui che mi dà fastidio vedere aperto così. Successivamente andremo ad... perché vado a chiudere tutto. Quindi scaviamo da queste altre parti, ok? Continuiamo di qua. Dicevo, c'è qualcuno che ha bisogno di una mano? Beh, dai, noi siamo gentili. Chiediamogli cosa ti serve. Io se posso aiutare qualcuno lo faccio sempre molto volentieri. Un po' se ci risponde, potrebbe anche non farlo, eh. Vedremo se ci risponde. Oh. Niente? Ah, poi, beh, sì, ho finito di scaricare Fortnite, poi alla fine ieri sera ho completato l'installazione e proveremo anche a giocarci un po'. Non so se già stasera, magari dopo aver giocato nella Better Minecraft, proviamo un po' di Fortnite. Oppure prima lo provo in video, anche se in realtà di fare video su Fortnite non ho molta voglia. Al massimo live, appunto, sì, secondo me è meglio. Perché video che faccio? Che poi non mi metto mai a fare i tagli, no? Cioè, sì che col computer che ho, che salva automaticamente grazie all'intelligenza artificiale gli highlights, quindi i momenti migliori delle partite. Gran parte del lavoro è fatto dal computer stesso, che quando registro poi mi salva automaticamente gli highlights. E quindi quelli lì poi si possono montare molto facilmente con Shotcut, che è il programma che eventualmente utilizzerei io per montare i video. Ma vedremo. Poi mi è tornata anche la passione per le animazioni. E non mi dispiacerebbe creare qualcosina, visto che adesso posso utilizzare Blender in maniera abbastanza performante con questo nuovo computer. Prima potevo fare ben poco, cioè che laggava subito e tutto. Appena ci mettevo qualche cosa più nella scena, un casino. Ecco perché prima usavo Minimator, che era più leggero, più facile da usare, ma meno professionale e meno accurato nelle animazioni. Quindi non sarebbe male provare anche a creare qualche animazione. Non per forza di Minecraft, parlo anche magari qualche cosetta 2D. Vedo un po' perché comunque il mondo del cinema e dell'animazione mi affascinano molto e mi piacerebbe poi in futuro realmente per la mia carriera portarli avanti. E quindi, visto che vedo che c'è anche gente che da indipendente riesce a creare delle cose veramente belle. E che poi hanno anche parecchio successo. Oh.
Basta metterci, cioè in realtà basterebbe metterci, sì, che poi uno, sai, dice, uno si sconforta subito, sono uno che si sconforta abbastanza facilmente, cioè punto sempre in altissimo, ma poi appena ci ripenso un po' dico, per me è impossibile, lasciamo perdere, non ne vale la pena perdere tempo, e probabilmente la maggior parte delle volte ho anche ragione, però è anche un po', ogni tanto bisogna osare eventualmente anche fallire, assolutamente. Per ora non l'ho mai fatto molto. Ho usato molto poco e quelle volte che ho usato, essendo poche, ho sempre fatto bene. Sono molto morigerato da questo punto di vista. Però, prima o poi, bisognerà metterci sì, un po' più in gioco, no? E quindi proverò a mettermici sotto e creare qualcosa di interessante. Non è assolutamente detto che ci riesca, ma almeno ci provo. Comunque, sperando di non avere nessuno degli attuali personaggi, gli attuali giocatori online che sa dove è la mia base, ma in realtà sì, quel Ehi Francesco lo sa. È uno di quei pezzi di merda che mi ha attaccato alla base. Quindi noi mangiamo. E fatemi tenere il volume un po' più alto. In modo che se c'è qualcuno in base lo sento. Forse. Comunque, nel frattempo noi trasformiamo tutta questa arenaria in arenaria incisa. Incisa. Ah, io l'ho chiamata arenaria liscia, però va bene. Non sono un programmatore di Minecraft, quindi i nomi e le traduzioni non li scelgo io. Giustamente. Andiamo a costruire quindi la parte sopra. Non ci manca molto, in realtà siamo arrivati al dover creare il piano, proprio i blocchi del soffitto. Quindi forse già in questa live riusciamo a completare almeno questa parte. Siamo arrivati proprio qui. Che avevo fatto il calcolo, dobbiamo fare 6 blocchi perché sono 2, 4, 6 di larghezza, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con quello su cui sono di altezza. Voilà, poi, tra virgolette, qua sopra siamo anche più al sicuro, anche se in realtà è probabile che questo sia il posto esattamente da cui sono entrati nella mia base le altre volte, contando che sotto non possono entrare neanche qui Chorus. Avevamo fatto la prova nella scorsa live. Aspetta, mettiamo F3 così almeno. È un po' brutto perché abbiamo le coordinate sopra che ci danno fastidio, però ci aiuta col cursore. Non so perché abbia Lion disattivato il cursore su questo server. Dà parecchio fastidio, sinceramente. Probabilmente perché essendoci le armi, essendoci molto PvP, per rendere le cose leggermente più difficili, ha tolto il mirino. A meno che non sia direttamente il plugin delle armi, che toglie il mirino, che lo disattiva proprio. Comunque quello là non ci ha più risposto, no? Quindi, mi spiace, ma no. Sta per conto tuo. Comunque, come vi ho già detto, poi andrò ad acquistare già nei prossimi giorni, anche perché l'offerta scade il 1° novembre. Quindi devo anche abbastanza sbrigarci, cioè sbrigarmi. In realtà sto cercando di aspettare proprio l'ultimo momento, tanto essendo un prodotto online non c'è il rischio che esauriscano le scorte.
per quanto riguarda GTA 5 su PC, appunto, che sullo store di Epic è bello scontato, mentre invece su Steam costa. Cioè, è scontato anche lì, in realtà anche di più perché è scontato del 70%, ma viene a costare 30 euro perché c'è anche un'altra, tipo il DLC, che tanto a me non interessa molto. Mi basta giocare la storia principale e poi eventualmente divertirsi un po' nell'online. A me basta quello. E ora la parte fastidiosa, quella di dover coprire tutto, perché questo pezzo deve andare in maniera molto precisa nel bordino lì. È abbastanza fastidiosa. Soprattutto molto lunga. Però bisogna farlo per la sicurezza della base. Bisogna farlo. E poi questo è soltanto il primo pezzo di base. Ho intenzione, appena finito qui, pian pianino in secondo piano, mentre farmiamo un botto di soldi, perché ho intenzione di comprare sempre più spawner per farmare sempre più zombie, e quindi rankare più facilmente. Ho anche intenzione di andare, chiaramente, abbiamo claimato questi 9 chunk dove abbiamo attualmente la base? Ho creato la base in cielo, sì, ma se uno la protegge bene si può permettere di fare la base anche sottoterra, a livello del mare, se uno la protegge bene, quindi ho intenzione di andare a prolungare questa protezione della base per tutti e 300. 20. I blocchi dell'altezza del mondo. Non sarà facile, ci vorrà una vita, perché per fare soltanto questi blocchi qua in cima, che sono 64, se non sbaglio, perché ho iniziato a 256 e siamo al 320, quindi sì, sono 64 blocchi. Per proteggere 64 blocchi, guardate che casino ci bisogna fare. Cioè, capite che da soli non è il massimo, eh? Se ci fosse mai qualcuno in live mia che eventualmente volesse venire a giocare. Non sarebbe male. A me non dispiacerebbe. Per niente. Purtroppo al momento non è che io abbia molti spettatori, eh? Anzi, non ne ho. Ma non è un problema, cioè, nel senso, mai chiesti tanti spettatori, eh? Chiaramente se ci fossero mi farebbe piacere, ma anche senza io mi diverto comunque, io lo faccio per giocare, per chiacchierare un po', perché sono uno che di solito sta molto zitto, quindi di solito quando sono da solo parlo molto con me stesso, e anche adesso in realtà sto parlando con me stesso, tra virgolette, perché non c'è nessuno in live, però è diverso. Comunque poi qui è un VOD che rimane, che viene ricaricato su YouTube per eventuali iscritti di YouTube, appunto, che vogliono vedersi le live in differita, che non sono tantissimi, e anzi la maggior parte delle volte chi guarda le mie live o i miei video è gente che non mi segue. La maggior parte delle volte, diciamo il 99%, però. Però sì, dai, la maggior parte delle volte. Ah, sto blocco che si va sempre a piazzare sotto.
Appla. Bene, qui lasciamo la striscetta per poter eventualmente poi da sotto, quando ci mancherà il materiale, risalire. Opla, c'è una in mezzo. È un po' noioso questo passaggio, però si fa comunque. Poi il gioco è molto silenzioso. Quindi dovrei crearmi una playlist di canzoni no copyright da mettere in sottofondo mentre giochiamo, così almeno abbiamo un po' di. Credo che. A parte che credo che Twitch già ce le abbia delle playlist no copyright apposta. Basterebbe usare Stream Elements probabilmente o Twitch Studio per farlo, vero? Per mettermi delle playlist non col copyright. Lo farò in futuro. Il fatto che non piazzi i blocchi ogni tanto è un po' fastidioso, va anche bene così. Non è che io abbia un mouse così performante. Cioè, rispetto al computer, questo mouse che ho io fa abbastanza cagheri. Nel senso, comunque un mouse di quelli è della Logitech, quindi comunque la marca è buona, eh. Uno di quelli wireless, quindi con la chiavetta, non con Bluetooth. Quindi mi occupa una delle porte, quindi potrebbe non essere il massimo anche per questo, perché ti occupa una delle porte USB sempre praticamente. E questo computer non è che ne abbia molte, ne ha due di USB normali e poi c'è un USB-C, che in realtà mi può anche andare bene per eventualmente attaccarci il telefono, perché ormai i cavi tanto di ricarica dei telefoni con cui di solito uno collega il PC e il telefono sono tutti USB-C e USB-C, sono entrambi USB-C, non c'è più USB-A e USB-C, quindi in realtà non è un grande problema, è come se comunque avessi tre porte. Uno zombie vivico. Mi faccia il piacere. Eh beh, sì, che adesso iniziano a spawnare mob, giustamente. Contate che sono praticamente 46 blocchi per 46 blocchi, quindi ci vorrà un bel po' per riempire tutto. Ma chi è che fa sto rumore? Non c'è! Ah, forse sopra. È vero, perché noi siamo al 320esimo lì, siamo al 319. Quindi in realtà sopra uno, se vuole, ancora può costruire un blocco. Io l'avevo lasciato proprio per eventualmente poi andare a mettere la corazza di bellezza sopra, fatta con l'ardesia delle profondità.
che comunque ho intenzione di farlo, eh. È un progetto molto ambizioso e lungo, però l'ho fatto sotto, lo si può fare anche sopra. Voilà. Ci rimangono qualche stack, quindi cominciamo il secondo livello. Questo è molto più veloce da fare, cioè. Basta andare così. E pian pianino. Lo completi tutto. Che fastidio che piazzo ogni volta le torce perché quando finisce lo stack vado troppo veloce. Però mi dispiacerebbe anche fare, visto che vanno molto, visto su TikTok soprattutto, quei video delle costruzioni giganti o comunque delle costruzioni in generale fatte in timelapse, vabbè, sono sempre andati di moda. E con gli shorts ancora di più, perché il time lapse per lo shorts ci sta bene, perché lo velocizzi ancora di più ed è ancora più figo vedere come delle strutture immense possono nascere così velocemente. Non che io sia mai stato un bravo builder, però comunque qualche idea di costruzione ce l'ho. Anche in passato avete visto eventualmente, per chi dovesse ricordarsi, vedere questa live e ricordarsi, una delle mie grandi costruzioni era l'arena o il dirigibile. Sono sempre state le mie, diciamo, costruzioni preferite. Il dirigibile ispirato chiaramente dalla confraternita d'acciaio di Fallout 4. Infatti mi ricordo che una delle mie basi sul server di Lion, quello degli albori, io parlo del 2000, fine 2016, inizio 2017, quando ho avuto per la prima volta la possibilità di giocare da computer a Minecraft. Che una delle mie primissime basi era proprio stato un dirigibile. Ero riuscito a costruirlo tutto. Poi me l'hanno fatto bruciare perché avevo fatto venire in base una persona che pensavo fosse amica. Poi era, come al solito, rompicoglioni. Però, comunque, avevo creato quel dirigibile. Non ricordo, mi ero fatto tutto il progetto a scuola, disegnato su foglia quadretti. Ce li ho ancora io quei disegni, dei miei progetti di costruzioni per Minecraft e anche per altri giochi. E in realtà mi aiutano molto i progetti fatti proprio cartacei, perché hai una bella aiuto, ve lo assicuro. Ecco perché eventualmente, se dovessi ricreare un dirigibile in futuro, e ho intenzione di farlo ad esempio nella Better Minecraft, li voglio creare, vedere come cavolo si vede un bel dirigibile, anche il castello o l'arena, lì anche voglio ricreare l'arena in sopravvivenza, chiaramente lì, la stessa che andrò a fare proprio nel video con il timelapse. Cos'è sta roba? Ma è la base di qualcuno questa? Ma è anche carina, è anche intelligente. Vedi anche che si era fatto il bordo. Ma è tipo ancora in costruzione sta cosa o è abbandonata? Che se è ancora in costruzione, amico, non è una buona idea, eh. Purtroppo, mi spiace, ma qui la gente è stronza e ti viene a distruggere tutto se non claimi, se non fai le cose fatte bene. Perché la gente poi posiziona tutti questi cazzo di blocchi a riga? Che fastidio! Andiamocene via, perché qui è tutto troppo montuoso, non riusciamo a trovare un posto bello piatto per scavare in maniera adeguata. Ecco, già qui forse è meglio. Più o meno. Proviamo qua, dai. L'importante è arrivare a 4 per poter creare il blocco e chiuderci.
Appena vista. 3, 4. 3. Siamo a 4 di altezza e va bene così. Voilà. Quanti blocchi? E rompiamo in un attimo, veramente, siamo poi velocissimi. Hoppla, hoppla. E come al solito ci dobbiamo riempire tutto l'inventario. Proprio un lavorone. Ma come ho già detto sufficienti volte per la sicurezza e il minimo. Altrimenti non serve così ormai. Beh, c'è poca gente, ma la gente è rispettosa e ancor meno. Qualcuno c'è fortunatamente, perché in realtà per quanto adesso ci sia poca gente che gioca al server di Lion, perché probabilmente Lion neanche ha avvisato i suoi iscritti che attualmente lo seguono, che sono maggiormente magari un po' più piccoletti d'età rispetto a quanti ne avevo io. Sicuramente la media attuale degli spettatori di Lion, la media non supera i 13 anni, eh. Quindi c'è gente di 16, 17 che lo segue, ma anche gente di 8, 10. E secondo me tutti quelli lì del server non lo sanno, perché un po' di gente che ho incontrato qui è maggiorenne come me, e anche più grande, ha 20, 23 anni, anche ho visto gente qua sul server. Quindi probabilmente sono gente che semplicemente gioca a Minecraft e boh, si è trovata questo server tra le liste di Minecraft Italia o di server Minecraft e ha deciso di giocarci. Quindi anche senza conoscere Lion, senza magari seguirlo, magari conoscendolo, sapendo che è un server, ma senza seguirlo. Oppure vecchissimi fan di Lion che giocano ancora a Minecraft e per un po' di nostalgia vogliono vedere attualmente il server com'è. È un po' morto, mi dispiace molto di questo. Mi ero ripromesso in qualche modo di rianimarlo un po', ma ormai è tardi. Sono arrivato troppo tardi. Probabilmente se mi fossi accorto appena l'aveva riaperto di nuovo quest'anno, appena l'aveva aperto di nuovo quest'anno, perché l'aveva aperto anche nel 2022, in estate, poi però l'aveva subito chiuso. E quindi io pensavo fosse rimasto poi alla fine chiuso. Se mi fossi accorto prima che era invece di nuovo aperto, avrei potuto probabilmente fare qualcosa per evitargli una fine così atroce, con 10-15 giocatori massimo al giorno, qualche volta sporadicamente, cioè, che in realtà prima dell'inizio delle scuole, di nuovo, un po' di giocatori più c'erano, chiaramente i ragazzi avevano tempo di venire a giocare, ora con l'inizio delle scuole, per i più grandi anche dell'università, cioè in realtà alla fine chi fa l'università è più facilitato a giocare, infatti ecco perché probabilmente sono più grandi i giocatori del server attualmente rispetto a quanti erano una volta e a quanti sono quelli più giovani. Comunque più giovani devono andare da lunedì al venerdì a scuola tutti i giorni, studiare per ogni giorno così. Non che chi fa l'università non debba studiare, assolutamente, però si programma lui, ha delle scadenze un po' più ampie, diciamo. Non è che l'università poi debba essere così difficile, tanto più, cioè lo dico da attuale studente. Semplicemente cambiano gli argomenti. Cambia che, cioè, sei fregato all'università se non ti sai organizzare con lo studio, se non l'hai mai fatto, cioè che sei sempre arrivato all'ultimo, che sono sempre stati bravo a doverti spronare, darti 3-4 possibilità. In quel caso sei fottuto.
Ma se sei sempre stato un minimo uno studente normale, non dico speciale o secchione, normale, te la cavi senza problemi. Cambiano gli argomenti e semplicemente ti serve sapere quello che hai studiato prima per andare avanti, cioè un minimo di basi ti servono. Ma non è che sia così tanto difficile, non è che ci siano. Vabbè, non tutte le facoltà sono così difficili. Basta metterci l'impegno e soprattutto scegliere qualcosa che. Che cazzo è sto casino? Oh! Minecraft. Dovreste essere un gioco tanto cute e tranquillo. Poi ci sono sempre questi brutti suoni quando sei sottoterra. Veramente, chi ha curato la soundtrack di Minecraft per le caverne è un pazzo. Diciamo che devi abbastanza da quello che è lo spirito del gioco. A quanto siamo arrivati? Ok, abbiamo quasi riempito. Scaliamo di qua. Bene, ci siamo fatti un altro carico. Dovremmo metterci, ecco, sì, adesso lo faccio, settarmi la home direttamente sopra. Non la home di fazione, ma la home mia personale. Maniera tale da evitare ogni volta di dover andare a rifarci sto pilastro qui. Quindi, setom, voilà. Fatto. No, sono stupido però, se non vado a trasformarla. E poi. Ah. Ah, no. Vabbè. Perché scavandola da. Strano. Me ne mancano dei pezzi, sono qua. Ok. La trasformo perché mi piace di più liscia. È esteticamente più gradevole, dai. Credo che sarete d'accordo con me. E adesso ci basta fare così. E andare su. Oh. È vero, però se l'ho messa nel blocco che ora non c'è più, giustamente. Ah. Voilà. Opla, vabbè. Un po' un processo molto lungo, quello di fare sto tetto, purtroppo. Però è così, così.
se ci fosse qualcuno in chat con cui chiacchierare sarebbe anche più gradevole, chiaramente. Essendo solo io, dopo un po' che parlo da solo è anche stancante. Quindi so che mi dispiace stare zitto perché poi eventualmente se uno si segue la live su YouTube mi sente sempre zitto, si rompe i coglioni, non se la guarda la live, ovviamente, il ricaricamento lo lascia lì. Se invece succedesse qualcosa di interessante, purtroppo questa è probabilmente anche la prossima live, almeno su questo server saranno così. Chiaramente già giocando alla Better Minecraft lì sarà diversa già la situazione, perché lì c'è un mondo nuovo da scoprire, da esplorare, veramente bellissimo lì il mondo, cioè ogni cosa è nuova praticamente, no? D'altronde ci sono 365 mod. Direi che da scoprire ce n'è, no? E anche parecchio. Ho il dito medio che dopo tutti questi blocchi piazzati sarà potentissimo. Gli saranno usciti gli addominali al dito, probabilmente. Quello che mi dà fastidio è che sto iniziando anche a parlare ogni tanto. Io mi ammaluscio, inizio a parlare così piano. E non va bene. Non va bene perché purtroppo il microfono di queste cuffie non è il migliore. Se parlo piano, l'audio viene una merda. Tutto vattato, tutto schifoso. Mentre invece se parlo un po' più forte, chiaramente l'audio viene meglio. Però non posso urlare e già lo sto facendo perché non sto parlando piano. E soprattutto mi spacco di più la gola se urlo troppo. Che palle. Tutto così complicato, eh? D'altronde, la vita è così. Non è facile. Non è sempre facile. Qualche volta sì, dai. Qualche gentilezza ce la riserva anche lei. Ma molto rara, eh? Poi non vedo l'ora che arrivi l'early access di Subnautica 2, quella ce l'andiamo a giocare davvero. Per quanto il primo mi faccia cagare in mano, ma il primo mi fa cagare in mano perché lo conosco. So cosa succede, so che cosa c'è se vado in un determinato posto. E questo non va bene perché mi mette soggezione, mi mette ansia. Sarò a quanto pare un minimo talassofobico, nonostante io adori il mare e mi piaccia un sacco nuotare, sia anche molto bravo. Ho fatto piscina per 7 anni e sono molto molto bravo a nuotare. E mi piace sempre andare al mare da piccolo. La Subnautica mi mette talmente tanta soggezione, sarà per l'ambiente alieno, no? Chi lo sa. E non è che la grafica sia così tanto realistica in Subnautica. Però diciamo che sono stati molto bravi con i rumori ambientali e alcune specifiche atmosfere che ci sono nel gioco che ti mettono molta ansia. Mentre invece giocare un gioco nuovo che non sai cosa ti aspetta realmente. Soprattutto non sai dove eventualmente ti aspetta una determinata cosa, perché magari dai trailer uno può anche vederlo che c'è qualche leviatano stronzo come potrebbe essere il Reaper del primo Subnautica, no? Però non sai dove si trova inizialmente, appena sei lì a giocarci come nuovo giocatore, no? E quindi uno
Si gioca e io voglio giocarci. Appena uscirà in Early Access, io me lo vado subito a comprare e ce lo portiamo. Voglio essere uno dei primi a giocarlo. Chiaramente, prima verranno tutti quegli streamer e youtuber molto più famosi che hanno direttamente le chiavi di ulteriore cioè, accesso anticipato che gli vengono date sicuramente dagli sviluppatori. Non so come funzioni sinceramente l'early access, cioè tu fai tipo domanda e forse ti danno una chiave di gioco? Io proverò a far domanda, sperando che eventualmente mi diano. Anche se probabilmente l'early access è un'altra cosa, visto che il Subnautica 1 è stato in early access praticamente per quanti anni? 4? Perché sì, è il primo. È uscito a dicembre del 2014 il trailer e l'early access, poi il gioco ufficialmente è uscito nel 2018. Quindi 4 anni. Speriamo che per questo ci mettano meno, eh. Già per Below Zero sono stati più veloci, sì che era, tra virgolette, uno spin-off, perché in realtà io l'ho sempre considerato già Subnautica 2, non so perché abbiano fatto così. Sì che è molto più piccola la mappa, cioè molto, è più piccola la mappa, anche i leviatani che infatti si incontrano sono più piccoli, però è fatto bene e in realtà porta mo molto avanti la storia, cioè io spero che comunque nonostante sia uno spin-off, chiaramente nella lore del secondo. Non so in che anni ci troveremo, probabilmente chi lo sa. Sarà interessante scoprirlo, in quale bioma ci troveremo, perché finora siamo stati, tra virgolette, nella zona ghiacciata del mondo e nella zona oceanica. Chiaramente, essendo un Subnautica, ci sarà sicuramente l'oceano, però magari con nuovi biomi, quello è sicuro. E già il teaser trailer mi è piaciuto, chiaramente è un teaser, quindi è tutto fatto in animazione e nei film, nei trailer in cinematica sono bravi tutti a fare qualcosa di figo, eh. Bisogna vedere il gameplay, com'è, cioè se il gameplay fa cagare, ma non credo proprio perché non ha deluso Subnautica 1 e tantomeno Below Zero hanno deluso, anzi, direi particolarmente apprezzati, anzi. Subnautica è considerato da molti uno dei migliori giochi horror mai esistiti. Perché effettivamente ha dei grandi tratti horrorifici. E non vedo l'ora di poterci giocare perché quello lì mi ispira molto. Mi ispira. Il trailer mi è piaciuto già. Quel granchione gigante. E chiaramente, essendo andati avanti anche le tecnologie, dal 2014, cioè anche dal 2018 comunque ad oggi, mi aspetto una mappa ancora più grande di quella del primo, che già era una mappa bella grande, perché comunque era una mappa di un sacco di spazio, era una mappa veramente grande, quella del primo Subnautica. Ma qui mi aspetto una mappa ancora più grande. Poi chiaramente la grandezza del gioco non è quello che ne fa la qualità, però in un gioco come Subnautica, sì, dove c'è comunque tanta lore, e mi piace anche un sacco, la lore di Subnautica è molto bella. Quella che si è creata almeno in Below Zero e anche in Subnautica 1, nonostante, diciamo, il personaggio non parlasse neanche. Perché era molto più muto, c'erano soltanto i messaggi alla radio, noi non dicevamo una parola. E poi c'era il nostro scanner, il fidatissimo scanner che ci dava. Cosa succede? E non sto toccando i tasti. Oh, la tastiera ha qualche problema, eh? Non risponde bene a. Cioè, un po' di ritardo la tastiera, eh? Non so dovuto a cosa. Non so se si sta scaricando qualche gioco, però dovrebbe essere tutto chiuso, sia il launcher Epic che quello di Steam dovrebbero essere tutti completamente offline, cioè.
che li ho tolti dall'avvio del computer, perché sennò ogni volta mi levano 1 giga di RAM da soli, cazzo, facendo il loro, stando anche soltanto in background, mi levano un botto di memoria. E quindi li ho assolutamente tolti subito. Se hanno poi eventuali aggiornamenti, o me li fanno appena li apro ogni volta, tanto ci mette pochi minuti a farli. Ma che mi stia sempre lì in background a cercare di fare aggiornamenti è abbastanza fastidioso. Certo ci sarebbe gente da aiutare, però vabbè. Mi spiace lasciarlo fare agli altri perché gli altri non vogliono aiutarli. L'intelligente manipolatrice, la maggior parte, cioè, più che altro gente che cerca sempre di mettersi tutti contro tutti, invece a me piacerebbe ci fosse un po' di democrazia. Ma sono io che sono troppo buono. Anche se in realtà questo essendo un server, come ho già detto, in cui ci sono gli zombie. Ah, oh, vedi, questi qui nuovi sono dei vecchi giocatori. Sono dei vecchi giocatori, che belli. E non c'è nessuno, è vero, sì, che non c'è nessuno, è vero. Il server di Lion nei bei tempi erano. Adesso siamo in 2, 4, 6, 8, 12, 11. 11, 10, perché in realtà uno è sempre FK. Cioè, nei bei tempi di notte sì, si scendeva comunque tipo a 6 giocatori. Ma di giorno anche con la scuola, eh? Anche nei giorni dove c'era da fare magari più, dove c'era scuola, comunque c'erano sempre almeno 150 giocatori. Mi ricordo quelle giornate in cui comunque c'erano dei picchi di 300 giocatori o almeno 200, 250. So che non potrebbero mai esserci gli stessi numeri di allora, perché il server è solo premium e quindi già lì ti levi praticamente il 50% dei giocatori che sicuramente prima giocavano su server di Lion. Non sai quanta gente giocava con Minecraft craccato prima? Ora meno, eh? Cioè, la gente ha sia il craccato che il non adesso. Funziona così ormai. La gente ha sia craccato che no. Però. Bisogna apprezzare un po' di luci. Ce le ho, le avevo comprate. Dopo togliamo le. C'erano da qualche parte. Dove sono finite? Ah, ecco, vedi, da maggio fino a luglio e inizio agosto c'erano 120 persone comunque. Adesso mi ha aperto da maggio, porca puttana, quanto tempo ho perso! Che rabbia, che rabbia! Ah, sono qua, che scemo. Cioè, il server è aperto da così tanto tempo e c'erano 120 persone, che sono tantissime, contando l'attuale pubblico di Lion e soprattutto il fatto che sia premium. Purtroppo con la scuola sono calate tantissimo, ma allora, con la scuola è normale che ci fosse un calo. Cioè, avrei auspicato comunque
che un calo di almeno il 30% con la scuola ci sarebbe stato, quindi magari da 120 scendevato a 100, a 90. Ma lì in realtà ha detto questo ragazzo addirittura a inizio agosto, fine luglio, quindi molto prima dell'inizio della scuola è calato tanto, tanto, tanto. E questo, a parer mio, è un peccato. Per un vecchio fan di Lion come me è un peccato, sì, assolutamente tanto. Due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Voilà. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, voilà, qui, 1, 2, 3, 4, sì. Un, 2, 3, 4. Sì, ne manca soltanto uno che è qua. Scusa, qua. Vabbè. Porca puttana. Ah, oh, ok. Ce l'abbiamo fatta, eh? Da sopra si fa più veloce e comunque ce ne servono altre, quindi andiamoci alle fogne. Succede a Twitch? Voilà, live, potrebbe anche essere un problema della live. No, 0 FP, 0 frame persi, proprio siamo completamente. Twitch ha qualche problema. Datemi solo un attimo che. Bene. Twitch aveva qualche problema. Cioè, non aveva caricato bene la pagina. Dove diamo un'occhiata? Tu cosa vendi? Nulla di interessante. Tu vendevi una volta. No, era sotto o sopra, sopra, qua sopra. Forse. Opla. Che gli è successo a questo qui? Avevo uno shop bellissimo. L'ha venduto. L'ha comprato un altro. La testa di. Poi non è la testa vera di Lion, però ok. Ah. È un prezzo quasi ragionevole. Anche qui hanno cambiato negozio. Shop Empire. Tutti Shop Empire sono. Ah, era qua, vedi quello. Bravo che. Opa. Comunque siamo arrivati a un'ora, eh? Mi sa che tra poco noi ci salutiamo anche leggermente prima. Tanto ci si vede comunque più tardi. Io adesso andrò già ad acquistare
GTA e a iniziare a scaricarlo, sperando che non occupi troppo spazio, anche se ho paura che sia così. Benissimo. Come ultima cosa, togli intanto questo, almeno un pezzettino di questo. Bene. E andrei a costruire qua. Anzi, lo farò off camera, ok? Di creare il nuovo pavimento, perché qua sopra andrà creata nuova farm, un'altra farm. Perché il piano sotto è quello, diciamo, dei magazzini e, diciamo, tra virgolette, un po' il centro della fazione attualmente. Mentre invece qua su andiamo a ricreare adesso altri piani di farm. E la prima sarà una farm di canna da zucchero. Molto semplicemente facciamo canna da zucchero qui e poi sopra faremo le alghe. E quindi io comunque vi saluto anche già adesso, così almeno mi guardo subito la live delle 8:30 che mi interessa. Intanto comunque l'importante è fare almeno un'ora di live, a parte vabbè ieri che abbiamo fatto soltanto 43 minuti di Pixel Gun 3D, però quello è un gioco che in realtà forse per le live va accompagnato a qualche altro giochetto più semplice. Però mi dispiacerebbe portare anche qualche giochetto tipo horror, quelli un po' più carini, tipo indie horror, no? Come fanno proprio i ragazzi di Cop TV su Itch.io, che è quella piattaforma di giochi indie, è molto carina. E secondo me si potrebbe trovare qualche giochetto divertente da eventualmente portare. Quindi andiamo giusto a concludere il giro qua. Oh. Cioè, andiamo a collegare giusto laggiù e... Che palle. Legarci giusto qui e ci salutiamo. E comunque per chi vede il video su YouTube dovrebbe vederlo un po' meglio da adesso, da oggi, perché prima scaricavo le live direttamente da Twitch, invece oggi ho attivato anche la registrazione insieme alla live e quindi e ho messo impostazioni di OBS in modo che la registrazione sia indistinguibile dalla live e quindi che sia un vero e proprio 1080p per 1000, cioè che sia una qualità realmente quella che è, perché mi sono accorto che un minimo andava a diminuire la qualità e nelle live finora pubblicate su YouTube a questa qualità, 60 fps e tutto, un pochino le andava a sgranare, tra virgolette, no? C'era un po' più di motion blur, un pochino più di sgranare, invece adesso l'ho messo pari, i video e in particolare le live tipo peseranno una caterva di giga. Infatti ho già paura di andare a vedere questa qui soltanto di un'ora quanto vada a pesare adesso. Però, quindi, tipo per caricarla su YouTube ci vorrà una vita. Ogni volta. Ma mi metto a farlo subito. La inizio a far caricare subito su YouTube, così da qui a quando iniziamo la prossima dovrebbe, spero, averla caricata in 3 ore. Speriamo. Quindi noi ci vediamo più o meno verso mezzanotte con un'altra live sulla Better Minecraft, ok? Grazie per la visione. E io quindi non posso fare altro che augurarvi una buona cena eventualmente. A dopo. Ciao ciao!